tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Raffica di incidenti per il ghiaccio sulle strade nelle province di Ancona e Pesaro Urbino, scontri fra auto cadute e automezzi finiti fuori strada. Forze di polizia e mondo del commercio insieme per combattere l'illegalità. Firmato un protocollo in prefettura, la presenza del sottosegretario dell'Interno Bocci. Annullato il grande evento dell'Epifania in piazza 20 settembre a Fano, distribuite 1000 calze nelle scuole della città. Alma Juventus Fano, il gol di Borrelli apre il 2016 con una vittoria. Squadra granata meno 8 dalla vetta. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. La giornata di oggi è stata difficoltosa per gli automobilisti perché a causa del ghiaccio si sono verificati dei problemi alla viabilità con numerosi incidenti stradali. Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Dopo la pausa festiva, la riapertura delle scuole e la ripresa lavorativa è stata contrassegnata da un fenomeno climatico estremamente pericoloso, le gelate notturne. Strade di ghiaccio, quindi, dopo le nevicate di ieri nell'entroterra. La scorsa notte, nelle prime ore della mattina, ci sono stati vari incidenti stradali di non grave entità a causa del ghiaccio, appunto, con automezzi finiti fuori strada o intraversati e cadute di ciclisti e studenti in motorino, in particolare nelle province di Ancona, con varie persone arrivate al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, e di Pesaro Urbino con diversi incidenti. Sulla statale 16, alle porte di Pesaro, nei pressi dell'Istituto Alberghiero Santa Marta, due auto si sono scontrate, ferite due ragazze, una romena e una di Pesaro, che sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale pesarese. Procedendo in cronologia, poi sempre nelle prime ore del giorno, sulla Fano Grosseto, all'altezza di Lucrezia, un camion e un'auto, che procedevano nella stessa corsia di marcia, si sono urtati. Alle 7.15, sulla strada provinciale Mondaviese, nei pressi di Santa Maria, una donna di 51 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda, che ha distrutto dopo essersi cappottata, uscendo fuori strada in una doppia curva. I sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale di Fano, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Alle 8 invece scontro frontale a San Lazzaro di Fano tra due auto, una Citroen che ha invaso la corsia opposta a causa dell'asfalto scivoloso che si è scontrata con una Lancia Y. Notevoli i danni alle autovetture, alla cui guida erano due donne, entrambe trasportate al Santa Croce in condizioni non gravi dai sanitari accorsi sul luogo. Alle 9 sul ponte di Centinarola, sempre a Fano, sono stati ben 4 i mezzi coinvolti in una carambola, sempre a causa del ghiaccio sulla sede stradale. Due furgoni e due auto che si sono scontrate dopo aver perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Fano. Accorato appello da parte delle forze dell'ordine in queste ore a tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione nelle prime ore del mattino alle condizioni di aderenza dell'asfalto a causa delle possibili gelate nelle ore notturne. E ancora cronaca, un uomo di 38 anni, dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stato trovato morto in una villetta nella periferia di Ancona. In casa anche la compagna di 35 anni, priva di sensi, e un cagnolino morto. Dai primi accertamenti sembra che la causa del decesso sia un'intossicazione da monossido di carbonio. Le esalazioni si sarebbero sprigionate a causa del malfunzionamento di una stufa pellet. A dare l'allarme è stato un parente che aveva un appuntamento con il 38enne. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La donna è stata trasferita all'ospedale di Fano, dotato di camera iperbarica. Cambiamo argomento, è stato firmato anche dal sottosegretario dell'Interno Giampiero Bocci il protocollo d'intesa per la sicurezza e la legalità delle imprese. Il documento è stato presentato questa mattina in prefettura a Pesaro insieme ai commercianti. Buongiorno.
Fare impresa significa scommettere nello Stato e combattere insieme per prevenire e reprimere l'abusivismo e la contraffazione a favore della concorrenza leale. Così il sottosegretario all'interno, Giampiero Bocci, che si è recato in prefettura a Pesaro per sottoscrivere il protocollo d'intesa per la legalità e la sicurezza delle imprese. Un documento che è stato firmato insieme al prefetto Luigi Pizzi e ai presidenti provinciali della Confcommercio Imprese per l'Italia, Confesercenti e del direttore territoriale del lavoro. Nell'economia significa portare alla luce le imprese sane, quelle che rispettano le leggi, significa affermare il primato delle regole, ma soprattutto è una pregiudiziale necessaria per far fare al sistema dell'economia e delle imprese un salto di qualità. Ci troviamo in una provincia dove ci sono delle condizioni buone rispetto al resto del paese. Pesaro, la provincia, la città, il territorio hanno tutte le condizioni per dire di vivere in un contesto di grande sicurezza. L'accordo comprende un vademecum antirapina e opuscoli in materia ambientale, corsi di formazione imprenditoriale e una sensibilizzazione degli operatori economici a incentivare l'installazione di impianti di videosorveglianza o di altri sistemi di sicurezza di nuova tecnologia che consentano di contattare immediatamente le forze di polizia per un intervento sempre più tempestivo. Questo risultato, ha detto il prefetto Pizzi, può essere raggiunto solo grazie ad una collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private del territorio. Soprattutto per quanto riguarda l'usura, la difficoltà maggiore è quella della emersione, stante la nota purtroppo, come dire, complicità tra la vittima e l'autore del reato, il che rende sempre difficilissimo l'individuazione del reato stesso e la punizione quindi dei responsabili. Però devo dire che per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino, questi fenomeni non si sono evidenziati, mentre è importante soprattutto l'azione di prevenzione della contraffazione e la tutela dell'ambiente. E adesso vi facciamo ascoltare l'appello di un pensionato che nel mese di dicembre è stato investito da un'auto a San Lazzaro di Fano mentre era in sella la sua bicicletta. Il conducente della vettura si era fermato a soccorrere l'anziano che in un primo momento sembrava non essere rimasto ferito. Oggi quel signore di 84 anni si è rivolto a Fano TV per cercare di rintracciare il suo investitore. Sentite il perché. Qualche giorno prima di Natale, alle ore 14, ho avuto un incidente con la mia bici con un signore con una macchina in via Gianzanti, di fronte alla chiesa, nella pista ciclabile passavo. E questo signore è venuto da via Gianzanti, certo non mi ha fatto apposta, però è successo, ci siamo scontrati. Al momento andava tutto bene. È tutto, non mi dura niente, invece adesso ho dei piccoli problemi che se questo signore mi viene a trovare o mi telefona ci mettiamo, vediamo, no? Come si... Ha avuto quindi dei problemi di salute? Quel giorno no, dopo un giorno o due sì, ma anche abbastanza un po' gravi, ce l'ho, li porto tuttora. Ha avuto dei problemi ad un anno? Manca, mi è andato molto bene, per il fatto dei massaggi, delle pomate si è risolto il problema. Però adesso c'è altre cosette che darà un po' la lunga, capito? Il conducente dell'auto potrà contattare i nostri uffici e noi di conseguenza lo metteremo in contatto con il pensionato. Cambiamo argomento. A causa del maltempo è stata annullata nel giorno dell'Epifania la festa che era in programma in piazza 20 settembre a Fano. Ma i bambini non sono rimasti delusi perché questa mattina la Befana è andata a consegnare circa 1000 calze nelle scuole materne della città. La Befana avrà anche le scarpe tutte rotte, ma il cuore ce lo ha grande e soprattutto tiene molto alla felicità di tutti i bambini. Così, se a Fano il maltempo gli ha giocato un brutto tiro, in
impedendole di festeggiare in aeroporto prima e in piazza poi con tutti i suoi piccoli fans, non si è data per vinta. E così, armata della sua fantastica scopa, un sacco pieno di calze e con tanto di poesia da recitare, questa mattina di buon'ora si è presentata di persona presso le scuole materne del comune di Fano, rendendo così più dolce il rientro a scuola dei piccoli alunni. Sono state 1000 le calze distribuite in mattinata dalla Vicchina Volante, accompagnata da 2 aiutanti, una delle quali ha donato e recitato ai bambini una dolce poesia. La Befana tra i camini della sua città. La Befana i doni dà. Ma le Befane non erano sole in questa opera di distribuzione delle calze. Ad assisterle in questa opera certosina anche la rappresentanza organizzativa, gli assessori Mascarini e Cecchetelli e i rappresentanti della Proloco di Fano. È una bella idea che ha avuto la Proloco di Fano, che noi abbiamo accolto subito come servizi educativi, per cui questa mattina stiamo un po' alla volta attraversando la città, andando nelle scuole per consegnare alle bambine e bambini più piccoli le calze della Befana, anche se è il 7 di gennaio. È un modo, diciamo così, affettuoso di ricominciare l'attività scolastica ed educativa, ed è anche un modo di far sentire la vicinanza comunque anche nelle scuole del comune, della Proloco e comunque di una comunità che è più attenta ai più piccoli anche nella dimensione ludica. Missione compiuta quindi per l'evento finale destinato ai bambini. Con questa mattinata nelle scuole si chiude il ricco programma natalizio di Il Natale Più, che con 40 giorni ha animato la città di Fano. E anche i campioni dello sport si mobilitano per il piccolo Federico Mezzina. Alcuni calciatori di Serie A come Buffon, Totti e Higuain, insieme a Valentino Rossi e ai giocatori dell'Alma Juventus Fano, hanno donato le loro maglie autografate per la Lotteria del Cuore, un'iniziativa che si svolgerà domani sera, venerdì 8 gennaio alle ore 21, alla cooperativa Tre Ponti di Fano. Con i biglietti, che hanno un costo di 5 euro, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi necessaria al bimbo fanese a proseguire all'estero le cure a base di cellule staminali. Fra le varie estrazioni non mancherà il tradizionale gioco della tombola. Da lunedì 11 gennaio si inizierà invece a respirare aria di carnevale con l'allestimento delle tribune e dei palchi che faranno da cornice alle sfilate mascherate dell'edizione 2016, in programma il 24 e 31 gennaio e il 7 febbraio. Sempre dalla giornata di lunedì prossimo ci si potrà recare nella sede dell'ente carnevalesca in piazza Andrea Cossa a Fano, dove sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita per i palchi e le poltroncine. Sul nostro sito occhialanotizia.it troverete i costi e anche i premi messi in palio per le mascherate più belle. E adesso passiamo invece al calcio di Serie D, perché nel giorno dell'Epifania è cominciata la seconda parte del campionato. L'Alma Juventus Fano ha vinto fuori casa contro il Giulianova, accorciando così le distanze dalla San Benedettese. Per risultati, classifiche e pagelle, come sempre c'è con noi in studio Sergio Catalani. Buonasera Sergio. Sì, buonasera Simona, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Allora, com'è andata? Si è aperta con una vittoria? Beh, direi questa, molto bene. Questa seconda parte. Direi molto bene, Simona, perché ecco, non era facile vincere su un campo come quello del Fadini di Giulianova. L'Alma lo ha fatto anche in maniera meritata e chiara, un 1-0 con un gran gol di Borelli che poi vedremo. C'è stato, a dire il vero, un episodio, diciamo, che i giuliesi hanno, dove hanno protestato lungamente per un presunto tocco di mani in area di Nodare. Lo vediamo nelle immagini con vedete il tiro dal limite del numero 8 Cerasi, e Nodari che praticamente, un po' per ripararsi, un po' forse per tentare, diciamo, di vedete Alex Nodari, il capitano Granata, un po' per ripeto, per anche per far sì che la palla, ecco, non finisca dalle parti di Marcantonini, ma non è chiaro, insomma, se il rigore, diciamo, ci poteva stare o meno. Vedete il tiro di Cerasi in area di rigore, Nodari con il braccio, la direzione cambia, in realtà Nodari si copre il volto e non ce la sentiamo di
intervenire. Il pubblico locale, i giornalisti locali, la tribuna ha protestato a lungo, anche in maniera pesante, un po' contro l'entrata sgranata. Intanto questo è il gol di Borrelli, la perla di Borrelli, che riceve palla da Sivilla, il gran tiro nell'incrocio e il gol partita, veramente chapeau per questo giocatore, il tuttocampista, il mago Borrelli, che poi corre dai tifosi e sente l'urlo dei 100 irriducibili granata accorsi ieri al Fadini. Quindi ecco un omaggio a Davide Borrelli per questo gol veramente bello, che rimette il Fano in carreggiata e rimette, diciamo, l'Alma a 8 punti dalla Samb, che ieri non è andata avuto il pari con la Fermana. Ma vediamo proprio i risultati e la classifica del campionato di Serie D, Gione F. Ieri era la 18ª giornata con il blitz dell'Alma a Giulianova per una rete a 0. Quindi ad Agnone, Chieti batte Agnonese 3-0. A Mitternina e Monticelli 0-0. Folgore Vera e Gravispesero 1-1. A Isernia, Matelica batte Isernia 1-0. Jesina batte Castelfidardo 1-0. A Recanati, Campobasso batte Recanatese 2-1, Samb e Fermana 1-1, San Nicolò batte Avezzano 1-0, per una classifica che vede la Samb in testa con 42 punti. Segue la Matelica a 6 lunghezze, si assottigliano quindi le distanze tra la Battistrada e le immediate inseguitrici. Il Fano si mantiene al terzo posto con 34, a 8 punti come detto in precedenza dalla Lepre Sanbenedettese. San Nicolò e Jesina a 27 e qui finisce la zona playoff. Folgore Veregra, Campobasso 26, Chieti 25, Monticelli 24 insieme al Avezzano, Isernia 23, Fermana Recanatese 21. Entriamo nella zona calda con il Castelfidardo a 19 punti, l'Agnonese a 17, la Vis a 16, la Giulianova a 15, chiude il fanalino di coda a Mitternina a 14 punti. Prossimo turno, domenica prossima, salirà l'Agnonese del indimenticato bomber Tommaso Marolda, bomber anche del torneo, una gara che sulla carta vede il Fano largamente favorito, ma si sa che le partite vanno vinte e quindi finché non ci sarà il fischio finale è tutto sub giudice. Le pagelle ora della gara Giulianova Alma Juventus Fano con Marco Antonini e Camilloni 6, De Iori il debutto positivo dell'ex Bellaria 6,5, Lunardini 6,5, Nodari e Torta 8, veramente mostri la prestazione del capitano insieme al ex Ancona e Civitanovese Andrea Torta, un muro veramente insuperabile. Sivilla 6,5, Favo 6, Gucci 6, Borrelli 7, il gol ma non solo per il tuttocampista di Guglionesi, Ambrosini 6,5, Marianeschi 6,5. Senza voto Marconi e Gregorini, troppo poco il loro impiego ieri, un 6,5 anche per Alessandrini e per il direttore di gara Niccolò Marini di Trieste, anche per lui un 6,5, non abbiamo capito le polemiche sulla sua direzione di gara, a noi è piaciuto. Grazie a Sergio Catalani, grazie anche ai nostri telespettatori per aver seguito il nostro telegiornale che torna puntuale domani sera alle 20:30. Buon proseguimento di serata, arrivederci.